non piace a nessuno, noi che ci possiamo far? Mira la don don della, mira la don don da. Due certo e forte come un bue, chi la storia sopporterà? Mira la don don della, mira la don don da. Tre di pretese non ce n'è, ridi sorridi sorridi con me. Mira la don don della, mira la don don da. Ma gliela tiro, così abbiamo finito. Tutti fermi e tutti zitti. Ed ora rispondimi a tono. Boom. Che fai? Ho risposto al tuono. Finiscila! Dimmi piuttosto che cosa accadde nel 1919. Nel 1919. Nel 1919. Zitto e rispondi. Nel 1919 inventarono la bombetta puzzolente. Come? No! Nel 1919 Camillo Cavour fece il giro d'Italia battendo Barta di 6 a 2. Ignorante, rispondimi. Sì. Nel 1919. Beh? Nel 1919, signor maestro, non me la ricordo più. Ma bravo. Mi compiaccio, sei veramente preparato. Sai almeno dirmi chi era il Giulio Cesare? Lo dico io, signor maestro. No, lo dico io e lo so pure io, lo so. E allora dillo. Giulio Cesare era uno che giocava sempre coi dadi sul fiume Rubicondo, però prima aveva conquistato i galli con tutto il gallinaro. Poi venne a Roma. Venne a Roma e incontrò suo figlio Brutto, che invece era proprio brutto. E gli fa, tu cuoche? Quello fa, dice, no, io sono la cameriera a mezzo servizio. E gli affibbia una coltellata, ma una coltellata che per la verità della storia erano 23. Un po' confuso, mi pare. Dimmi quello che sai su Napoleone. Professor, ho saputo certe cose. E dille allora. No. E che vado a raccontare i fatti dell'altro io? Ah, non fare lo sciocco. Dimmi quello che sai su Napoleone. Professore, guardi, io glielo dico, ma poi gli altri dicono che sono sempre io che dico, faccio le spiate. Io voglio sapere la storia di Napoleone. Ah, la storia. Dunque, c'era una volta in Corsica una corsicana che era la moglie di un certo signor Bonaparte, che lo chiamavano Bonaparte e invece poi era tutto sano. Non ce ne mancava neppure un pezzetto così. Questa corsicana aveva fatto un figlio corso. Ora, avendo fatto il corso, non aveva fatto via del tritone. Tanto che il marito disse, e adesso a Piazza Barberini come ci arriviamo? Che questa è la fontanella. La Beresina non era sua moglie,
tanto che tutti lo credevano e invece niente. La moglie era Giuseppina, che quando seppe di questa berecina armò un'inquisizione, ma un'inquisizione tale che disse al marito: tu bisogna che la smetti, che questa benesina la lasci perdere. Qua ci sono io, tua moglie, e lei si deve ritirare. Infatti ci fu la ritirata della benesina che arrivò fino qua giù. Napoleone fu sconfitto e fu mandato all'isola d'Elba. Non l'avesse mai fatto, non ci sarebbe andato. Invece andò all'Elba e tutte le mattine gli toccava di alzarsi all'Elba. La sera invece andava a letto al tramonto. Il giorno non sapeva che fare, tanto che fuggì e tutti si misero a cantare: Napoleone è fuggito dall'Elba, mirondò, mirondò, mirondella, era meglio che stavi all'Elba, mirondò, mirondò, mirondella. Sento, non sarai altro che un buffone, non conquisterai mai un posto nella vita tu, e avrai fame, e avrai fame, e avrai fame, e avrai fame, e avrai fame. Nella vecchia trattoria, ia ia o, oh, quanta gente, mamma mia, ia ia o, oh, la donnetta, netta, mangia in fretta, c'è il panzone, sole, sole, c'è il pacchino. Io, che vacino, meno 5, 4, 3, 2, 1, ecco il turno che va via, ia ia o. Oh. Mi piace, ma sono arrivato prima io. No, lei è dopo di me. Non è vero, sono prima. Ia, domandiamolo a lui. Sì, lui ci ha visto, glielo domandi. Chi è arrivato prima? Io. Ah no, lei torni al suo posto. Scusi, lei da dove è venuto? Se proprio ci tiene, da quella parte. Sono sceso dal tram all'angolo, ho attraversato la strada e sono qui. Soddisfatto? Strano che io non l'abbia visto. Certo, lei è venuto dopo di me. Ah, già, è vero. E lei da dove? E proprio ci tenete, sono venuto da quella parte. Sono scenduto dal tram all'angolo, sono attraversato tutta quanta la strada e sono arrivato qui. E siete soddisfatti? A me mi pare di averla già sentita sta cosa. Fila come gli altri, lei. Da dove è venuto? Se proprio ci tiene, da quella parte. Sono sceso dal tram all'angolo. Sì, ha attraversato la strada, povero cocco. A me non mi piace il cocco. Vada giù, in coda, con gli altri. Lei tenga le mani a posto, altrimenti... Altrimenti che fa? Chiamo aiuto. Aiuto! Buongiorno, ragioniere. Oh, signor Nestor, come sta? Come al solito, grazie. Mi fa piacere. Mezz'ora di fila adesso. Se non ci fossi io... Vede il primo laggiù, quello vicino al cameriere, il primo della fila. Sì, ebbene? L'ho pregato di tenerle il posto. Ah, sì, grazie. Momento, devo darle la parola d'ordine. Cosa? Altrimenti come la riconosce? Lei vada e gli dica. Se proprio ci tiene, sono scesa dal tram all'angolo, ho attraversato la strada e sono qui. Vada, su, vada. E lei? Se proprio ci tiene, sono scesa dal tram all'angolo, ho attraversato la strada e sono qui. No, quando è così? Ma e lei? E io ho inventato il giochetto. Avanti altri quattro. Voi due al quarto tavolo della seconda fila. Buongiorno, signorina. Oggi per lei ho un posto speciale. Lei vada laggiù in fondo. Vada, cosa aspetta? Che le prendano il posto. Ecco, sempre la solita storia. A lei, una volta o l'altra, gliela farò pagare. Vorrei accomodarsi. Thank you.
pagare, pagare tutto. Sì, certo, si deve pagare. Tutti dobbiamo pagare prima o poi. Ma chi paga prima è mal servito. Ma il comune non fa male a nessuno. Così disse mio nonno prima di spirare. Il capo stazione, no, il controllore dei vagoni letto, quel giorno uscì dalla chiesetta Amor nascosto in mezzo ai fiori. Beh, questa te la racconto un'altra volta che adesso da fare. Eccomi, siamo di nuovo vicini. Mi fa piacere. Mangi, tanto qui il prezzo è fisso. Lo so, due caffè, ve li porto subito. Un momento. Oh, grazie. Oggi Martinez è in ritardo. Doveva andare per un contratto. Speriamo bene. Ah, una scrittura. Sono felice per lei. E dove? Quando? Con Martinez non sappiamo mai niente fino all'ultimo momento. Questa mattina alle prove ci dice: ragazze, una grande notizia, oggi firmerò per voi un contratto d'oro. E poi non ci ha detto altro. Sarà... ma è più di un mese che andiamo avanti così. Da una promessa all'altra. Ed io sono stanca di quel ristorante. Perché? Le dispiace incontrarmi? Oh no, lei è così gentile, così premuroso, che io veramente... Senta, diamoci del tu. Vuole? Dice davvero? Ma certo. Saluto, amigos. Ciao, Esther. Arriva il ragioniere. Saluto, amigos. Allora, si lavora domani? Un momento, lasciami respirare. Cameriere? Per lei il cognac. Vengo subito. Dunque, come ho detto questa mattina, il contratto era d'oro. Viaggio pagato andata e ritorno, soggiorno in alberghi di prim'ordine, le marchette della cassa malattia pagate in contanti, ecco, e poi tante altre piccole cose che adesso è inutile che ti stia a dire. Lo so, ma questa volta l'hai firmato il contratto? Ma come potevo? Figurati che volevano chiudere il programma con il comico. Mi sono opposto, le girls ungheresi di Martinez, ma per carità. Sì, meglio stare a spasso. Non temere, gioia mia, non temere. Con Martinez non si teme mai. Mi sono subito mosso. E domani devo incontrarmi con il rappresentante dell'impresa Odeon. Sai quello che tutti quei teatri sul nel nord. E allora? Deve essere qui, andiamo. Vedrai che lo troviamo. Chi è il ragioniere Filippo De Bellis? Mai sentito nome. Eppure deve essere qui. Conosco i vizi, non i nomi dei miei clienti. Provate a chiedere a quelli. Chi è il ragioniere Filippo De Bellis? Io, perché? Venga con noi. Ma cosa volete? Chi siete? Lasciatemi stare. Suo zio sta per morire. Ma che zio? Sono Scapolo. Non c'è tempo da perdere. Venga e non faccia tante storie. Un momento, ma che modi sono questi? Scusate, ma sembra che sia una cosa urgente. Arrivederci. Arrivederci, Filippo. Saluto, arrivederci. Un momento, il conto chi lo paga qui? Su. Io, naturalmente. Ma si sbrighi. Presto, presto, bisogna far presto. Ma questo è un ratto. Lasciatemi andare. Lasciatemi. Io ti procedo alla fattoria col mio cavallo. Buonasera. Via, qui. Ma dove volete portarmi? Alla vecchia fattoria. Io. Nella vecchia fattoria, dove c'è l'occhiopopia, c'è un bel cortile, un occhiero, un carico, c'è chi ci fa ferrovia, Nella vecchia fattoria, quante bestie c'è utopia, c'è la canra, vecchia fattoria, attaccata a un carrettino, c'è un quadrupede piccino, l'asinelli, c'è la canra, nella vecchia fattoria, tra le casse per i rotti, dove i topi sono grassotti, c'è un bel gatto, miau, c'è la camera, nella piano, piano.
piano, ma che piano? Non sa che potremmo trovarlo morto? Vaglia l'anima tua! Addio! Addio! Lei lo guarirà, è necessario, lo deve guarire! Ma che cosa, il medico condotto io? Addio! Piano! Nella vecchia fattoria, ia ia oh, tra le bestie c'è un trattore, ia ia oh, quando gira che rumore, ia ia oh, c'è la tromba, pe, tromba, pe, tromba, 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 c'è il cane, 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 c'è un maiale, cane, Ma che stiamo diventando tutti matti qua? Come sta? Forse faremo ancora in tempo. No, in braccio no. Sia buono, no, venga braccio, su. No, in braccio. Eccolo, lo guardi, è lui. Tuo fratello, no? Tuo padre era mio fratello. Tuo fratello? Già, fratello Germano. Ah, Germano. E chi lo conosce? Filippo. Sei pronto? Sbrigati. Vengo. Magnifico. Vieni. Buongiorno, signor Conte. Buongiorno. Ciao. Una passeggiata ci farà bene. C'è armonia tra i due, a quanto pare. Il vecchio si è subito affezionato. Tanto meglio. Tu tienilo d'occhio, ragioniere. Sarà bene che resti qui per lungo tempo. Ho in mente un progetto. Che cosa, papà? Vedrai che ti piacerà. Qui con me starai bene, vedrai che non ti mancherà proprio nulla. Ma devo tornare in città, non posso abbandonare l'ufficio. Ufficio? Che bisogno hai ora dell'ufficio? Quando esco dall'ufficio vado al ristorante. Ma che ristorante? Non ti mancherà certo da mangiare qui. Ma lo so, ma non si vive di solo pane. Magari pane e formaggio, ma qualche cosa ci vuole. Sì, ci vuole. Vedi, tutta questa terra, fino laggiù sotto quelle colline, vi appartiene. Beh, un giorno sarà tua. Tu sarai il padrone di tutto. Così ho deciso già da molto tempo, eh. Certo, però, le cose dovranno un po' cambiare, perché Silvio, il mio fattore, mi ha sempre rubato. E i carabinieri che ci stanno a fare? Ah, no, caro, non voglio avere beghe. Io conservo le prove di tutte le sue ruberie. A mandarlo in galera ci penserai tu, quando io sarò morto. Sì, subito, domani. Ah, no, caro, non ho mica premura. Fra 100 anni, speriamo. Ma dovrai farlo. Sì, lo farò. Però sarebbe stato meglio farlo domani. Andiamo, voglio mostrarti alla mia gente. Oh. Oh. No, allora non ne facciamo niente. Ma questa è una bestia rara. E chi mi dice che non sia tubercoloso? Il medico, la fa visitare. Tolgo 30 minuti. Torno
mano subito. Quale mano? Saluto, Smartinez. Oh, non ci si vede. Come mai qui? Ragioni professionali, mi scusi, arrivederci. Che fretta. Un momento, prego. Esther, come sta? Le mie ragazze stanno sempre bene. Arrivederci. Ma dove sarà andato? Ah, eccolo là. Nessuno, capito? Stia tranquillo, è il mio mestiere. Ragazzi, io non so quello che devo fare. Presentare uno spettacolo? Sì, ma come? No, perché ci può stare qualcuno che vuole un presentatore napoletano, Gesù, nel quale caso io ho presentatore napoletano. Ciao, già fa. Mais si vous voulez, le presentateur français, il presentateur francese. Moi, je peux le faire, en faire, je peux le faire, lo posso fare. E se casomai ci fosse qualcuno che vuole un presentatore secolo, anzi, secolissimo, mezzica, ho presentato la secolo, ci faccio, No, perché se a qualcuno gli scappasse il presentatore romano, io e il presentatore romano, è a volo facile. E se voi, signori, volete il presentatore austriaco, io fatti in Francia, Ungaria, Bulgaria, Rumena, Russia, la volta sola, pubblico freddo, arrivederci, non tornate più. Lei dove va? Ad ogni modo, io adesso presentare a voi un numero che ha avuto grande successo in Francia, Germania e Grottaferrata. Questo numero è Giulio Marchetti che canta come è bello baciare la bocca di una negra, tutti i gusti sono gusti, d'una negra. Questo è un meraviglioso ritmo de samba tropicale, che quando voi sentite questo ritmo de samba tropicale, subito dite meraviglioso. Ed è che a voi questa meravigliosa samba tropicale. È tanto bello baciare la bocca d'una negra brasiliana. Che strano fascino in quella bocca, forse pigra, che non nega felicità. Non c'è più dolce mister che il bacio di una negra brasiliana. A voi ragazze color di latte sembra sciocca quella bocca che fa morire. Vi do un consiglio gentil, partiamo per il Brasile. È tanto bello baciare la bocca d'una negra brasiliana. Di quel ricordo tu vivi qualche settimana, ma se t'ama non vivi più. Sono innamorato d'una negra che solo baci sa dar, ma quali baci? È un fiore esotico, superbo e seducente che raramente si può trovare. È tanto bello baciare la bocca d'una negra brasiliana. Di quel ricordo tu vivi qualche settimana, ma se t'ama non vivi più. No, non vi più. Napoli, quello che succede a Napoli. A Napoli l'altro giorno ci stava un incendio a Via Toledo. Arriva sul posto tutta la squadra. Mancava solamente il generale pompiere. Tu stai generale pompiere, non ci sta generale pompiere. Ieri a cercare generale pompiere, un compagno va a cercare generale pompiere. Gennaro! Generale pompiere, Pascalì, che è stato? Generale pompiere, che è stato? Chi lo capitano ti va cercando? A Via Toledo ci sta un incendio di morte. E che buono a me. Mamma non mi ha voluto far uscire. Ma lei la mamma la fa uscire,
così se ne viene al teatro e si viene a vedere l'Amrusani, quella è un'indiana che canta una canzone meravigliosa, meglio lo solo lì, la vuole sentire, e la senta! Cioccolato, caramelle, gelati. Che bella cosa una platea. No, perché si possono fare delle esperienze molto importanti a contatto col pubblico di una platea. Non so se avete mai notato al cinematografo quei finali con la musica che lui rimane e lei va via. Che fanno? Maria. Maria. Zam. Anando. C'è sempre uno che chiama Nando. Che poi deve essere uno che si squaglia sempre, sto Nando, perché lo chiamano tutti. Cioccolato caramelle, big best arts esistenzialista. Via corbuchiuchi, via corbuchiuchi, via corbuchiuchi. Thank you.
parliamo per nessuno, capito? Ma certo, signore, stia tranquillo. Scusi, alloggia qui il balletto del signor Martinez? Qui non ci sono balletti e non c'è nessun signor Martinez. Ma eppure il signor Martinez è entrato qui, qui, l'ho visto io. Lei è padrone di vedere entrare chi vuole, ma qui il signor Martinez non c'è. Signorina Esther? Signorina Esther? Esther? Sapessi la gioia che provo nel rivederti. Ho sofferto. Ho tanto sofferto lontano dal ristorante. No, voglio dire, lontano da te. Ho il cuore spezzato, frantumato, polverizzato. Che giorni. E che notti. Notte senza luna. Ma cosa fai? Piangi. Piangi per... Ah, no, non devi piangere. Non posso vederti soffrire. Mi fa male. Se è così, vedi, ora fai piangere. Ma non sono Esther. Sono Maria Antonia. Cerco la signorina Esther. Sì, Esther, Esther. Ma sono io la tua Esther. Ah! Caro, non puoi più lasciarmi ormai. Ah, no, magari mi butto dalla finestra. Thank you.
Che ti sei cerottato? Niente, sciocchezza. E così abbiamo il balletto ungherese questa sera, eh? Certe ragazze, beh, andiamo a vedere, ciao. Michele, ti sei portato l'aiuto stasera? L'aiuto? Quale aiuto? Ma come, quello che hai dietro, chi è? Dietro? Permesso? Prima entrano e poi cercano permesso. Ah, quello è il pompiere. Voglio ispezionare l'impianto elettrico. Ah, pure questo ci sta. Diamo un'occhiata alla spina. Ma voi non siete venuto stamattina in albergo a cercare Est? Sì, è vero, l'ho visto anch'io. Di quel maledetto Martinez. Che lanufotente. È lui. Non mi pigliate paura, impizzatevi qua sotto, presto, presto. All'elmo. Vi siete sistemato bene? Sì. Avanti. Avete visto il ragioniere? Quale ragioniere? Qui non è venuto nessuno. Un piccolino vestito da pompiere non è entrato qui. Martinez, qua non c'è nessuno. Beh, spicciamoci, tra poco si va in scena. Alzatevi, me. Mi sarà andato tutto il sangue in testa a stare là sotto. Non ho nessuno, non ho un parente, non ho un amico, né un conoscente. Non ho paniere, non ho portiere, non ho tepelo, non ho gilet. Ed ogni notte, solo soletto, io vado a letto e sotto il letto c'è un altro letto che sta sul letto. Son tutti letti alla fabbrica dei letti. Sono solo, solo, solo come un verme solitario. Sempre solo, solo e triste come un vecchio calendario nel salotto del dentista. Solo e triste, un servircola, e penso ai moschettieri che sono tre, e invidio i due sergenti che sono due, e se invece fosse stato uno solo, era sempre uno di meno.
anche il registro alla partita doppia, anche i carabinieri vanno a coppia. Sono solo, solo, solo come un tappo di bottiglia. Sempre solo, solo e triste come il toro di Siviglia, quando in faccia al toreador fa la mossa e dice olè. So che ti piacciono molto i cavalli. Li adoro. Davvero? Domani potresti vederne alcuni bellissimi. Ah sì? E dove? Da mio zio, alla sua fattoria. Da tuo zio? Potrei accompagnarti. Bene, ci verrò. Credi che ce la farà? Ma certamente, non hai visto, sono tutti bravi qui. Ho paura che il giovanotto faccia qualche brutto volo. Si diverte il ragioniere, a quanto pare. Ma per conto mio... Ma che dici, diventi pazza? Sai che può essere la salvezza per me e per te. Che cosa devo fare? Ma non farmi ridere, via. Adesso sì che ci divertiremo. Oh. Filippo, sei impazzito! Filippo, che fai? Ragioniere, venga fuori! Bravo! 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 Bravo, Filippo! Bravo! Cosucce! La cosa si complica. Devi agire subito. Bravo, sei il nipote che ho sempre sognato. Sì, zietta, sì. Vogliono sparare? Ma per carità. C'è il premio. Vuole provare lei, signorina? Sì, qualche colpo. Rivoltella o fucile? Fucile. Ecco qua. Benissimo, brava! Complimenti! Oh! Bene! Bene! È il tiro alla pistola. Che abilità! Inezia! Inezia. Basta, grazie. Le spetta il premio. Ah, sì? Brava, brava. Sei veramente brava. È per lei? Oh, quanto è carino. Grazie. Tieni, te lo regalo. A me? Oh, grazie. Ma è veramente eccezionale. Inezie. Inezie. E per il tiro alla pistola ci sono premi? Certo, i più belli. A me una pistola. Subito. Ha fatto cilecca. Succede. Mi lasci, non mai matto! Mi lasci che devo andare! Beh, non è così difficile. Ma lei non ha uno specchio nella borsetta da dargli? Ah, sì, è vero. Ecco.
Beh, così è più facile. Ride bene che gli da ultimo. Ecco la colazione. La colazione è pronta. La colazione si raffredda. Ah, sì. Questa mattina l'ho preparata io. Allora è pericoloso. Sentirà come sono buone. Ancora un po' di caffè? E perché no? Accidenti, questi bottoni. Ma l'aiuto. Se non la disturba. Ma per carità, levare. Non fa, faccia da sé. Oh, fa adesso anche la giarrettiera. Su, faccia presto. È tanto difficile. Cosa, è turbato? Turbato. Il guaio è che sono innamorato. E allora, a quando le nozze? Ma che nozze, un tipo così strano. Pensa che un giorno potresti essere la padrona. Mi piacerebbe, ma credo che ci dovrò rinunziare. Come? E perché? Ma sai... Quello scemo rifiuta una ragazza come te. Ascoltami bene. Questa notte... Mangia la salsiccia! Mangia la salsiccia! Mangia la salsiccia! No, no! Non la voglio la salsiccia, no! No! Questa puzza non la voglio! Presto mangia la salsiccia o salterai come una miccia! Se mi date la salsiccia, io vi metto la pelliccia! E se piove e tira vento, mi rapprende e sto contento! Mangialo! Poi se muoio, come fate? La salsiccia chi la date? No, 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 no. Io sto bene. No, 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 no. Amor mio. Mi lasci andare. Mi lasci andare. Papà. Siamo a questo. E ora come ci mettiamo? A sedere. Ah? Non è il momento di scherzare.
Sai cosa ti resta da fare? Sì, tornare a letto. Non fare lo scemo. Ora ci vogliono i confetti. E che faccio, il pasticcere? Devi sposarla, capisci che devi sposarla? Sposare? Chi? Ma lei, mia figlia, l'hai compromessa. Ah no, io non comprometto, semmai prometto. Ma non ho promesso, come posso compromettere se non ho promesso? Se non la sposi ti ammazzo come un cane. No, no, come un cane no. La sposerò. Ora si mette a fare anche il buffone. Calmati, lo sistemerò io. Sembra una coppia ben assortita, non è vero? Ah sì, certo. È peccato che presto partiamo. Mi dispiace per il ragioniere. Dovrà pur finire. Allegramenti, molto bravo. Caro, vuoi presentarmi alla signorina? Sono la sua fidanzata. Come? Sì, è la sua fidanzata. Vorresti recitare nella compagnia di Martinez? Parlatore con Esther. Vieni! E se volessi stare in piedi? Vieni! Scrivi. Che devo scrivere? Devi scrivere di impegnarti a sposare mia figlia. Che? Hai promesso o no di sposarmi? Ma veramente non io... Non facciamo storie. Adesso devi mantenere la promessa. Sì, manterrò la promessa. Sono un uomo d'onore io. Oh, caro... Sapevo che non mi avresti abbandonato. Ma c'è una cosa da chiarire. Un neuropatico come me ha bisogno di un periodo adeguato di preparazione fisica, psichica, prima di poter agevolmente, intendo dire, senza perturbamenti nefasti per l'organismo, affrontare la vita matrimoniale. Quindi, 10 più 15, 25, 5, 30, sì. È giusto. In coscienza... Posso prendere impegno di sposare Corinna nella primavera del 1989. Certo, se non muori prima. Ah! Adesso basta. Scrivi quello che ti dico. Io sottoscritto. Sottoscritto. Filippo De Bellis. Bellis. Mi impegno di sposare la signorina Corinna Auselli. Non più tardi della fine. Del corrente mese. Come? Non più tardi della fine del corrente mese. Fine. Corrente. Mese. Adesso la firma. Filippo De Bellis. Filippo. E non tentare più di fuggire ora, altrimenti ti ucciderò. Figurati a chi si muove. Oh, caro, vedrai. Saremo felici, tanto felici. Che succede? Che succede? No, niente di eccezionale. I Colombi hanno deciso di consacrare la loro unione. Quali Colombi? Che unione? Ecco, è stato scritto. Io e Filippo ci sposeremo alla fine del mese. E tu cosa dici? È vero che vuoi sposarla? Ma veramente io... Ma certo, si è impegnato per iscritto. Ah, ma scalzone farabutto! Un momento. Me l'hai fatta, eh? Me l'hai fatta! Dio mio, si sente male. Presto, portiamolo di sopra. Lo dicevo io che ci scappava il morto. Portiamolo in camera sua. Chissà cosa si metterà a chiedere adesso. Speriamo che non tiri fuori qualche altro parente. Ah, no. Qui il parente sono io. Zietto. Pa. Cosa dici? Non capisco. Pa. È una samba. Pa. Pace. Pace, chiede la pace. La pace? Sì.
E chi ce l'ha la pace? La pace? Qualcuno c'è che gliela può dare. E chi? Chi? Il Padre Eterno. Questa serata tragica è, anzi, tragicissima. Serata d'addio. Tristissima, ma anche ridangiana. Perché un nuovo elemento si aggiunge al nostro complesso. O ragioniere per il poter bene. Un comico comicissimo. Meraviglioso. Formidabile, magari, formidabile! Al nostro invito. Grazie da parte della direzione, grazie da parte del nostro gentile pubblico, grazie, grazie da parte mia. Sono felice, orgoglioso, commosso di stringere la mano di un sì grande maestro, di un maestro che ha fatto fremere le platee del mondo intero e che se fosse stato per... Senta, casomai gliela lascio. Mi scusi, mi sono lasciato trasportare dall'entusiasmo. Il pianoforte? Già. Lo sospettavo. C'è il suono, altro che, ma lo guardi bene, guardi che magnifico pianoforte a coda. Bello. Sa che costa più di un milione? Quasi come la 1.400. Siamo lì. Certo che i soldi ci vogliono, A chi lo dice? Certo che i soldi ci vogliono, A chi lo dice, maestro? Appunto dico certo che i soldi ci vogliono. A chi lo dice? A lei, a mezz'ora. Glielo dico, a chi lo dico? Qui non c'è nessuno, al pianoforte non gliel'ho detto, a chi vuole che lo dica? A lei, Mi scusi, maestro, io dicevo semplicemente a chi lo dice, a me che purtroppo lo so. Ma allora mi scusi. Prego. Ma mi scusi subito. Ma l'avevo già scusata prima. Ma mi scusi anche l'altro ieri. È un lapsus. Come? È un lapsus copiativus. Già, un lapsus. Mi scusi, maestro, lei viene direttamente da Lipsia, vero? Da Lipsia. Questo è un ottimo pianoforte tedesco. Tedesco? Tedesco? Eh già. Tedesco? Tedesco? Eh già. Abruzzese. Come? Ottima traduzione, ma è abruzzese. Ma è impossibile. Lo dice a me. Sente. Sente. E beh. Fa bemolle. E non dovrebbe far bemolle. Vede. Non è che non dovrebbe far bemolle. Deve far bemolle, sì, con questo alzato, ma con questo anche. Oppure può fare bemolle con questo alzato e questo giù, ma in tal caso la gamba, anziché così, deve essere per così. La gamba. Sono questioni tecniche. Sarà che io non sono molto addentro alla tecnica del pianoforte, ma... Ecco, vede. Vede questa curva? Sì. La vede questa curva? Sì, sì. E beh, se fosse dritta, farebbe per quadro. Per quadro? Già, guarda. Per esempio, se mi metto qua sotto... Sì. Come ci sto? Beh. Mica tanto. Ma dico, c'entra bene. Sì, beh, qui non suona. E certo, come può suonare stando lì sotto? No. Con uno lì. Ah, uno lì? Uno lì. Ecco. E uno qui. E uno qui. Quello che sta lì suona. Suona. Quello che sta qui, no. Ha visto come ci ha ridotti la guerra? A chi lo dice, maestro? A chi lo dice? Mo ricominciamo qua, a chi lo dice? No. Piuttosto, invece di perderci in chiacchiere inutili e farla sentire il nostro pubblico, vuole essere così gentile da farci ascoltare il suo concerto? Subito. Grazie, maestro. Prego. Allora il maestro Igor Sporchetto di Georgia ci farà ascoltare il suo concerto. A lei, maestro! No. Qualcosa non va? Guardi lei. Che c'è? Vedi. Ce ne mancano più di 5 dita, mi viene tutto minore, mi viene. Ma come sarebbe, maestro? Io non capisco. Che c'è qua? Uno. E uno, due. E 5, 7. Abbasso il 2. Levo il 3, che mi rimane?
Mi scusi, ma che attinenza può avere? Ma la lunga... Provi lei, provi. Allora, io non tocco, guarda, provi. Uno, dito destro. Della mano sinistra. Della mano sinistra? 2 10 in chiave. In chiave? Ma ce l'ha la chiave lei? Veramente no. E allora rimane fuori, mi fa perdere. Poi non c'è neanche l'acqua calda qui. L'acqua calda? Sì. Ma che serve l'acqua calda? Poco serve l'acqua... Ma allora che abbiamo studiato a fare? L'acqua calda si mette sulla tastiera in modo che i diesis si amalgamino con i bemolle e vengono fuori i besesteni. I besesteni? Oriundi. Oriundi? Oriundi se l'acqua è bollente, se è tiepida invece no. Oriundi se l'acqua è bollente, se è tiepida invece no. Beh, pazienza, suono lo stesso. Suono. Eseguirò il concerto in là. In là? Sì, ma lo faccio qua. Opera 6, pagina 2, piano 4, interno 8. Maestro, la prego. Fare. Ma non sente che è bisestile? E le note sono sette. Mutaci buntan bis. Che guarda lei, che guarda? E la misura massima. C'è stato all'Ipsia lei? No, non ci sono stato. Andante adagio, quasi a passo d'uomo. Senta guardare! Sempre senta guardare! Adesso sì! Il maestro! Questo non suona, eh? Ma perché all'Ipsia suonava? Sì! Ma perché c'è stato all'Ipsia lei? No! E allora? Oh! Maracatumba, ciri fitinale, fammi sparire se no finisce male. Senta che velocità! È sparito! Strilla! È sparito! Aiuto! Aiuto! È sparito! Il maestro è sparito! Il piano! Sono io, sempre io. Sono il maestro. Sì, signore, il maestro. Il prossimo numero è Occicciarnia, un numero russo. Molto russo. Questa è una canzone che fa molto cremino.
Oggi scucciamo, oggi scucciamo, oggi strasciamo, oggi strasciamo, i precrasciamo, i precrasniamo. Oh, scusate, vodka, vodka, vodka. Caclo blu ya. Si mette da vas, grazie. Prego. A cac boio ya. Finito, no, andate, finito, non è finito. Non è finito niente, è appena cominciato adesso. Dunque, allora, non comincia, non mi fate arra. Scusate l'interruzione. Oh, cicciarniale mio. Oh, questi, vai, ce l'ho, questi, oh, cicciarniale. Ecco questi, che cosa sono, va bene. E io sto, no, no, stavo divagando. Stavo, ma che fa? Ma che fa? Allora, punto, a capo. Oh, cicciarnia. Oh, oh cicciarnia. Oh, oh cicciarnia. Oh, 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 cicciarnia. Oggi giornia, oggi giornia, oggi giornia. Oggi, 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 oggi ci va, ci va, ci va. Bo 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 pippio, ba oggi bo 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 pippio, ba bo 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 pippio, bo 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 pippio, ba bo 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 bo. Occhi neri, sognanti e seducenti, occhi neri che a me conquistate il cuore, non dite no a questo mio soffrire. Siete per me tutto l'amore, se mi desi tutto sorriderà. Prossimamente su questi schermi, Danny Kay! Rachmaninoff. Amigos, son de tierra de España, tierra de fuego y de pasión. Y sonará per voi un tango. El tango de la muerte en Roma. De la pampa sconfinata, yo soy el gaucho del terror, no me importa. De la muerte que me importe, mató a mente que me importe de la muerte, por se tengo el rafretor. La mia bella Carmenzuola me tradisce con Ramón, el nipote del cugino, del cognato, de un amigo, del fratello de mi non. Ma loro non sanno che cosa mi fanno, né mai lo sapranno che cosa mi fanno. Mi fanno un baffo con lo stanufo, signor Genufo, con un amore, c'ho della bamba, con una lenta, con la licenza. E quando viene la sera, mi dico una plegaria, se l'aria è cupa e nera, viene l'orticaria,
son giovane e fiero, son forte e tenace, se manca la luce rimango lassù. Secondo strapazzo. Loro deva la passione per la donna del suo cuore, ed il gaucho senza pace si struggeva né pausa la pece per il grande suo dolore. La sua vecchia chitarrita più non canta la canzone, la canzone della pampa, la canzone del minestrone. Il gaucho poverito, sentendosi avvilito, ci faceva male un dito, ci faceva male un dito, gli doleva il corazon. Ci faceva male un dito, ci faceva male un dito, gli doleva il corazon. E diceva corazon, e diceva corazon, e la gente rispondeva, ma ti compri l'orologio? E allora domandavano le ombre, dove andrà? Dove andrà? Monto a cavallo, col naso giallo, strappò un cancello e lo fumò. Giunto a Rapallo, scrisse al fratello, si lavò il collo, sì, ma non tornò. Quelli sono uomini, la mamma poveretta è ancora lì che aspetta, e tutti i suoi parenti sono strappati i denti. La sposa lo attende con ansia ribelle, stacca la pelle con gran voluta. Finaletto andalusio, ma in una sera de primavera tornò Escamillo senza commo, si tolse i baffi, fece tre tuffi, baciò una cotica e poi sfidò. Vamo a sbucciarla! Avanti. Vieni avanti. Ti prepari a partire? Oggi finisce la scrittura. Partiamo domani sera. Allora non ci vediamo più. Che sciocchezza. Sarà inquieta con me. No. E quei fiori per chi sono? Li ho raccolti per te. Oh, grazie. Hanno tutti il profumo della campagna. Sai, domani mattina vado a caccia alla torre spaccata. Lo conosci quel posto? Sì, lo conosco. Buongiorno, Esther. Oh, che sorpresa, buongiorno. Buona caccia? Così, passano un po' alti. Uè, ma qui sparano basso. Ma è Corinna, quella è pazza. Ehi, siamo noi qui. Oh. È pazza davvero. E allora siamo fritti.
adesso la giro alle spalle. Stai attento, Flip. Io ti ringrazio. L'ho detto troppo presto. Non ci serve più.